Allora, per la verticale dell'MFJ, stilo, il puntale con la base, bobine, i tiranti e il piano di massa che l'ho rifatto rispetto a quello di serie. Procediamo al montaggio. Dunque, all'altezza del terzo sfilo, con un po' di nastro, una fascetta, ho fatto il blocco per i tiranti per reggere la verticale. Quindi, verticale estesa, i tiranti che aumentano la solidità meccanica dell'antenna. Allora, i radiali del piano di massa fissati a una delle viti di ancoraggio alla staffa, e io ho usato due spezzoni di cavo di circa 10 metri. Poi con la pinzetta coccodrillo si cerca il valore migliore di onde stazionarie di impedenza e fino ad ottenere il miglior compromesso. L'accordo si effettua anche accorciando e allungando i radiali del piano di massa, semplicemente arrotolandoli così. Quindi, se il filo è un po' rigido, non è la solita trecciola. Questo è un doppino telefonico. L'antenna in pochi minuti è pronta per essere operativa, però è un'antenna a barra TOP.